Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con le nostre tribune elettorali. Anche stasera parleremo delle candidature al proporzionale per la Camera nella circoscrizione Abruzzo con due capilista che sono presenti a confronto e che rappresentano le due principali coalizioni. Saluto e ringrazio in studio Nazario Pagano, coordinatore regionale e capolista di Forza Italia. Buongiorno. Buongiorno a lei, diamo il buongiorno naturalmente in fase di registrazione anche a Gianluca Vacca, impegno civico, capogruppo in Abruzzo, buongiorno anche a lei. Buongiorno. E diamo la buonasera ai nostri telespettatori che naturalmente ci vedono in differita, ai quali ricordo che insomma, il sistema elettorale è più complesso a spiegarsi che a poi utilizzarsi, perché è semplicissimo in realtà, basta mettere la croce sul simbolo della lista prescelta. Questo perché c'è tanta confusione, uninominale, plurinominale, ci sono anche i nomi sulla scheda, ma i nomi sulla scheda non vanno sottolineati, cerchiati o va messa la croce sopra. I nomi sono quelli che verranno eletti nell'ordine se si otterranno più seggi. Il sistema è semplicissimo, ripeto, basta mettere la croce sul simbolo e questo è molto importante ricordarlo. Iniziamo con Pagano. Insomma, io vorrei intanto inquadrare questa campagna elettorale del tutto atipica, partita appena dopo Ferragosto e si concluderà ormai tra una decina di giorni. Non è facile spiegare al Paese perché si torna a votare, voi siete tra quelli che poi a un certo punto avete tra virgolette staccato la spina al governo Draghi, ma avete in parte accusato anche forze di altre appartenenze politiche di aver determinato questo showdown della legislatura. In particolare abbiamo sentito le parole di Tajani che faceva riferimento proprio alla scissione di Di Maio come un elemento che poi ha fatto precipitare la situazione. Ecco, qual è la sua analisi dello scenario che poi ha condotto alla conclusione anticipata di questa legislatura, Pagano? Ma tutto nasce da un emendamento che riguardava il termovalorizzatore di Roma, perché la scintilla è stata quella. Il Movimento 5 Stelle aveva deciso di farne una battaglia ideologica, anche se voglio dire, tutti conoscono la situazione d'allarme per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti a Roma, e da quella cosa lì hanno deciso di non votare il decreto legge che andava in votazione appunto in Senato, prima alla Camera, poi in Senato, sono usciti dall'Aula. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha ritenuto che non votare quel decreto legge fosse di fatto un allontanamento dalla maggioranza, che in pratica una forza politica, quella che aveva il maggior numero di parlamentari, non fosse più a sostegno del governo e quindi si è dimesso. Quindi la realtà è questa, è inutile narrarcela diversamente. Diciamo che c'è anche un aspetto: Mario Draghi, che non è un esponente politico, è una persona di altissimo profilo internazionale, però non è un politico, ha iniziato anche a seccarsi un po' dei vari, ecco, come dire, del fatto che alcune formazioni politiche gli tirassero la giacchetta da una parte e dall'altra, perché man mano che ci si avvicinava verso la fine della legislatura accadeva questo. Quindi è chiaro che quando poi è tornato in Aula, in Senato, e a quel punto, come dire, il Movimento 5 Stelle ha insistito in questo atteggiamento diciamo di distacco dalla maggioranza, e il centrodestra ha ritenuto che non ci fossero più le condizioni per proseguire con quella stessa maggioranza alternativa, stravagante, di unità parlamentare, e quindi è finita lì. Questa è la narrazione esatta di quello che è avvenuto. Certo, non fa piacere a nessuno in un momento così drammatico andare al voto anticipato, però se diciamo, il Presidente del Consiglio dei Ministri non accetta più una votazione altalenante rispetto ai suoi provvedimenti, stacca la spina, ed è accaduto esattamente questo.
Grazie Pagano, io penso che sull'analisi relativa al comportamento del Movimento 5 Stelle in parte sia d'accordo Gianluca Vacca di Impegno Civico, tanto è vero che c'è stata una scissione, ma c'è anche chi, come premettevo in domanda, accusa anche voi con Di Maio di aver un po' forzato il clima in un momento decisivo della vita della legislatura. Poi naturalmente voi avete chiamato in causa anche le responsabilità del centrodestra di Lega e Forza Italia. Come sono andate le cose? Anche lei è un parlamentare uscente, ha vissuto questi giorni convulsi che poi ci hanno portato al voto, Vacca? Guardi, io capisco che in campagna elettorale tutti si sentono autorizzati a poter dire qualsiasi cosa, insomma sappiamo che quello che si dice in campagna elettorale purtroppo i cittadini sono abituati a veder poi non rispettato quando poi si va e si entra in Parlamento e soprattutto quando si governa. Però francamente che si venga a dire che la colpa di quello che è accaduto, di una crisi incomprensibile, le ricordo appunto come giustamente le ricordava, noi ci troviamo in questa campagna elettorale anomala in pieno agosto, a settembre, ci troviamo costretti a votare a settembre nel pieno di una crisi, di uno dei momenti più delicati per il Paese, perché quando aumentano, e poi immagino ne parleremo, le bollette alle famiglie, quando una famiglia non può più pagare il riscaldamento o la luce, quando le imprese, dalle piccole, dal panettiere alla grande fabbrica, non riescono, rischiano di chiudere, dicono domani noi chiudiamo perché non riusciamo a pagare la bolletta, beh allora vuol dire che c'è un problema grave, e non le imprese, ma le stesse istituzioni, le scuole, gli enti locali, si parla di razionamento, insomma siamo in una situazione veramente, veramente complicata e difficilissima, peggio forse anche della pandemia. Allora, qual è la cosa più sciagurata? È quella di non avere un governo pienamente operativo. Oggi Draghi, Palazzo Chigi, che si sta adoperando, sta predisponendo un nuovo decreto aiuti con 10-12 miliardi circa che sono stati recuperati da avanzi di bilancio e quindi che il governo è riuscito a recuperare senza fare nuovo debito, ha detto giustamente una cosa: questo decreto lo faremo, lo farà questo governo che è dimissionario, ma tutti gli aiuti, tutto quello di politico, non politico, scostamento, ulteriori risorse eccetera, dovrà farlo il prossimo governo, perché questo governo non ha una maggioranza politica, è parzialmente operativo, è limitato nella sua azione. Allora dire che questa situazione sia stata creata da noi di Impegno Civico e da Luigi Di Maio è una assurdità. Impegno Civico è nato, si è staccato dal Movimento 5 Stelle e le dico che a me è costato tanto, perché io l'ho fondato il Movimento 5 Stelle in Abruzzo, le ricordo, sono stato tra i primi, le prime liste civiche a Pescara abbiamo fatto noi già nel 2008 come lista di amici di Beppe Grillo, quindi mi è costato, ma se Impegno Civico è nato e si è staccato dal Movimento 5 Stelle, 60 parlamentari, non 4-5, 60 parlamentari, era proprio perché il Movimento 5 Stelle stava traballando e stava cercando di togliere la fiducia al governo Draghi già da tempo. E chiudo, ma il centrodestra non può venire a dire la colpa è degli altri, il centrodestra si assuma le sue responsabilità. La fiducia in Senato non l'ha votata il Movimento 5 Stelle, il partito di Conte, e poi non l'ha votata tutto il centrodestra. Dalla Lega a Forza Italia non hanno votato la fiducia e hanno staccato la spina al governo Draghi. Stop, tutto il resto sono chiacchiere. Grazie Vacca, vi faccio un'altra domanda politica, poi entreremo, come del resto è giusto, anche sui temi concreti della campagna elettorale, però insomma vogliamo cercare di capire anche che cosa succederà dopo il 25 di settembre. Ieri c'è stato il faccia a faccia tra Meloni e Letta, vi chiedo se sono davvero loro i leader dei rispettivi schieramenti che voi rappresentate, se invece insomma, ci sarà qualcun altro che potrebbe diventare premier, che scenario ipotizzate all'indomani del voto? Non possiamo più parlare di sondaggi perché è scaduto il termine di pubblicazione, però ecco, è questa la partita che si sta giocando, questa contrapposizione secca tra centrodestra e centrosinistra, ve lo chiedo anche in ragione dei vostri appelli che state facendo e di continuo al voto utile per una o l'altra coalizione. Pagano. Ma intanto voglio precisare rispetto alla domanda di prima che non è vero che noi non abbiamo votato la fiducia al governo Draghi, perché questo è un falso storico. Io sono senatore e quindi ero lì in Senato, posso dire tranquillamente che questa cosa non è avvenuta.
quindi voglio smentirla, perché non è mai stato votato contro la fiducia al governo Draghi da parte della Lega e di Forza Italia. Detto questo, per quanto riguarda il voto e per quanto riguarda questa contrapposizione, certo, questo sistema elettorale comporta che sostanzialmente c'è uno stimolo verso il bipolarismo, nel senso che quando si parla di voto utile si parla del fatto che votare formazioni alternative che siano fuori dai raggruppamenti è sostanzialmente un errore evidente, perché è chiaro che questo sistema elettorale, che prevede una quota di parlamentari eletti con il sistema maggioritario, impone che bisogna necessariamente mettersi insieme. Lo stesso Enrico Letta nel centro-sinistra ha fatto di tutto, no, per coinvolgere il maggior numero di formazioni politiche, proprio in virtù del sistema elettorale che esiste, aveva fatto un accordo anche con Calenda e aveva ritenuto di chiudere in quei termini lì, poi Calenda ha fatto una ulteriore capriola e ha generato un'altra formazione, però la verità è che lo scontro c'è certamente fra centrosinistra e centrodestra, con un centrodestra che secondo tutti gli orientamenti, secondo le opinioni della maggior parte, diciamo, dei commentatori politici, insomma, uno scontro che verrebbe vinto largamente da parte del centrodestra. Quindi questa è la valutazione che va fatta. Sul voto utile non v'è dubbio, noi riteniamo che sia assolutamente necessario non disperdere il voto. Le formazioni minori, le coalizioni che non hanno, come il Movimento 5 Stelle e ovviamente anche e soprattutto il Terzo Polo, significa disperdere il voto, far eleggere qualche parlamentare in più a queste formazioni, ma certamente non comporterà nessuna possibilità di dare delle opportunità a queste formazioni politiche di governare il prossimo paese, non hanno alcuna chance. Quindi questa è la ragione per la quale io ritengo che questo sistema elettorale imponga necessariamente di rivolgersi, ovviamente io sono il capolista di Forza Italia, di votare per formazioni politiche, in particolar modo per Forza Italia, all'interno del centrodestra, perché votare diversamente significherebbe perdere un'opportunità. Ecco, sul tema del voto utile vorrei sentire anche Gianluca Vacca. Voi state affrontando una corsa in salita in qualche modo, perché non è facile poi lanciare un brand, un simbolo e anche delle candidature in poche settimane. Perché è importante sostenervi e nel contempo quindi sostenere anche la coalizione di centrosinistra senza disperdere voti? Certo, guardi, allora, io rispondo partendo però da una precisazione, tornando anche a quello che abbiamo detto prima. Io capisco Pagano che debba difendere l'indifendibile, però non può parlare di falso storico. Il 20 luglio in aula al Senato tutto il centrodestra, guidato da Salvini, che aveva deciso di staccare la spia, è uscito dall'aula, non ha votato la fiducia, compresa... Come non è vero? Sono compresa un senatore, come fai a dire? Eh sì, ma c'ero anch'io, ma ce l'ho portato tutte le cronache, è uscito il centrodestra, non ha votato la fiducia. È uscito il Movimento 5 Stelle, non il centrodestra. Ma dopo il Movimento 5 Stelle all'aula, non il centrodestra. Cioè, il Movimento 5 Stelle è uscito, il Movimento 5 Stelle ha... Noi no, noi non siamo usciti. Il Movimento 5 Stelle. Ma non si è votato perché avete minacciato di far cadere il governo, che il governo era finito. Non è vero, ma non è... Cioè, il governo... Andiamo avanti, dai. Si è creata una spaccatura, perché Salvini ha deciso di far cadere il governo, come è sua consuetudine. Salvini è un abitué nel far cadere i governi, perché l'ha fatto con il Conte 1, l'ha rifatto con Draghi. Insomma, Salvini dopo qualche mese si stufa e fa cadere i governi. E quindi Forza Italia è andato dietro a Salvini e hanno fatto cadere il governo, e quindi hanno fatto precipitare il paese verso le elezioni anticipate, insieme al Movimento 5 Stelle, per l'amor di Dio, nessuno lo riconosce, nessuno lo nega, lo riconosciamo tutti quanti. Ma il punto è questo: il 20 luglio si è creato, a mio avviso, una spaccatura, cioè è stato evidente che ci sono dei partiti che hanno agito anteponendo i propri interessi, quelli di partito, di coalizione, perché il centrodestra voleva... Meloni, Salvini sono messi d'accordo, hanno ritenuto che era arrivato il momento di provare a vincere le elezioni, di mettere quanti più parlamentari possibile, anche se la Lega sta naufragando perché la Lega sta scendendo nei sondaggi, ma quindi hanno deciso di staccare la spina. Quindi hanno anteposto, hanno messo prima
i problemi e le esigenze di partito e di coalizione ai problemi del paese, degli italiani, perché era il momento meno opportuno per staccare la spina e far cadere un governo Draghi, tanto che anche tutti quanti sono rimasti, soprattutto la posizione di Forza Italia. E ricordo a Pagano che c'è stato, dopo questo episodio, c'è stata una fuoriuscita di personaggi anche storici da Forza Italia, che non si riconoscevano più in questa politica di Forza Italia che andava dietro alla Lega e che rincorreva la Lega e che era l'opposto rispetto a quello che invece Forza Italia, la storia di Forza Italia fino al, come partito di governo fino a quel momento. Quindi Brunetta, Gelmini, tanti personaggi storici hanno abbandonato Forza Italia proprio per quello. Allora, dopo il 20 luglio c'è una spaccatura netta. Quelli partiti che hanno creato i problemi sfasciano tutto pur di avere qualche parlamentare in più, e partiti invece che hanno responsabilità, che cercano di risolvere i problemi, e noi siamo sicuramente tra quelli, ci proponiamo come forza responsabile che ha avuto poco tempo ovviamente perché siamo andati subito al voto, ma sicuramente ha delle idee molto chiare su come risolvere i problemi e cosa fare per risolverli, partendo proprio dal rincaro bollette. Grazie Vacca, arriveremo al caro bollette passando per la guerra, che è insomma il tema che ci preoccupa in questi ultimi mesi. Uno dei temi di questa campagna elettorale, Pagano, è la collocazione internazionale dell'Italia nelle relazioni con l'Europa e con gli alleati del patto atlantico. Allora, lei si sente di rassicurare anche rispetto, insomma, al fatto che tutti sanno che Berlusconi ha avuto un rapporto particolare con Putin negli anni precedenti, sul fatto che Forza Italia non deroghi mai nel prossimo governo, se dovesse appunto vincere la coalizione di centrodestra, dagli impegni presi in sede europea e soprattutto in sede NATO rispetto alla collocazione atlantica del nostro paese. Su questo tutta la coalizione di centrodestra è compatta? Allora, per quanto riguarda l'ancoraggio di Forza Italia all'europeismo, all'Europa, al mondo occidentale, non vi è alcun dubbio, tant'è che noi siamo come dire, il braccio del Partito Popolare Europeo in Italia, noi siamo componenti del Partito Popolare Europeo da sempre, anzi è proprio a dimostrazione del falso che veniva prima dichiarato che noi saremmo una costola o comunque andremo dietro la Lega, è esattamente l'opposto di quello che rappresenta la nostra storia. Noi siamo ancorati a tutti i valori e i principi dell'europeismo, del mondo occidentale, del mondo cristiano e liberale, e l'abbiamo sempre dimostrato nel corso di questa storia. Anzi, l'affidabilità internazionale della coalizione, che comprende anche Fratelli d'Italia e Lega, è data proprio dalla partecipazione a questa alleanza di un partito come il nostro, che già oggi è dentro, da sempre, dentro il Partito Popolare Europeo, che non dimentichiamocelo, esprime la von der Leyen e la Metsola, che sono il commissario europeo e il presidente del Parlamento Europeo. Cioè, queste due figure di vertice sono esattamente espressione del partito a cui appartiene Forza Italia. Quindi questo per smentire tutte le chiacchiere che vengono riferite a livello, cioè, poi ci sono dei ministri che hanno deciso, perché si erano affezionati alla loro poltrona, di rimanere distanti e quindi, come dire, erano rammaricati del fatto che cadesse il governo e che quindi perdessero quella poltrona. Certo, abbandonare un partito e cambiare dimostrando incoerenza dopo aver avuto tanto non ha fatto fare una bella figura a loro. Quindi concludo anche per rispondere alla questione dei rapporti antichi che ebbe Berlusconi con Putin. Berlusconi ha sempre cercato di essere un sarto del mondo occidentale, con soprattutto del mondo, come dire, degli Stati Uniti d'America con la Russia. La vicenda che unì, quando Presidente del Consiglio dei Ministri era Silvio Berlusconi, il Presidente degli Stati Uniti d'America e il Presidente della Federazione Russa Putin, era proprio esattamente lo spirito che animava Forza Italia, che animava il suo leader Silvio Berlusconi, cioè quello della pace, quello di venire incontro a questi due mondi, marginalizzati
demonizzare la Russia e Putin probabilmente è stato, anzi senz'altro è stato un errore, ma Berlusconi ha detto chiaramente che è molto deluso dell'atteggiamento di Putin, ovviamente non potrà mai assecondare l'invasione di un paese come l'Ucraina da parte della Russia, quindi noi Berlusconi, Forza Italia sono distanti anni luce da quel mondo e ovviamente sono ancorati all'Europa, a tutti i principi e valori liberali che contraddistinguono il Partito Popolare di cui fa parte Forza Italia, e questa è la narrazione vera, reale di quel che sta accadendo in questi giorni, in questi mesi. Impegno Civico, Vacca, il partito che esprime l'attuale ministro degli esteri, temete in caso di vittoria del centrodestra un cambiamento nelle alleanze, nella collocazione internazionale del paese? Guardi, sì, lei ha toccato innanzitutto un punto fondamentale oggi, non soltanto per la politica estera, ma anche per la politica interna, perché vede, quando si parla di risorse, interventi, ormai noi purtroppo da qualche anno a questa parte stiamo rincorrendo le emergenze, viviamo sempre una sorta di emergenza continua. E l'Italia è un paese che ha uno dei più alti debiti pubblici, siamo attualmente oltre il 150% di debito pubblico dopo gli scostamenti di bilancio sono stati fatti in pandemia per ovviamente far fronte alle chiusure, tutto quello, ai lockdown, a tutto quello che c'è stato. Abbiamo fatto debito e poi è intervenuta l'Europa, ma e noi purtroppo in questi ultimi anni viviamo sempre una situazione di emergenze continue. Adesso abbiamo la crisi internazionale con l'emergenza energetica, l'inflazione che sta aumentando, quindi i prezzi, la gente che va al supermercato si è resa conto che i prezzi stanno aumentando anche del 50% in alcuni casi, abbiamo un tasso di inflazione galoppante, la BCE ha dovuto intervenire alzando i tassi, quindi i prestiti, i mutui costeranno di più, avranno interessi più alti, insomma una situazione critica. Bene, oggi la politica internazionale, la politica europea internazionale è importantissima perché piaccia o non piaccia, ma gran parte delle risorse, per esempio durante la pandemia, sono arrivate dall'Europa, cioè dalle istituzioni europee. L'Italia è un paese che dipende dalle istituzioni anche finanziarie internazionali proprio perché ha un alto debito e quindi, avendo un alto debito anche con l'estero, è fortemente relazionata. Quindi tutto quello che l'Italia fa deve essere concordato, comunque deve essere anche armonizzato con il quadro di alleanze e nel quadro internazionale in cui si trova l'Italia. Quindi è una questione delicatissima questa. Proporre un governo, passare da un governo Draghi a un governo, ipotizziamo un governo Meloni, cioè di una che è andata in Spagna due mesi fa e ha parlato bene di Vox, di una formazione neofascista, franchista spagnola, che ha le amicizie con Orban, quindi con chi invece è contrario all'Europa. Una leader come la Meloni, che è andata ieri e ha detto all'Europa la pacchia è finita, ma quale pacchia è finita? L'Europa, noi siamo all'interno dell'Europa, non possiamo dire all'Europa la pacchia è finita. L'Europa ci ha dato miliardi, ci sta dando i miliardi proprio per far fronte a tutto quello che è accaduto durante la pandemia. Non possiamo proporci noi in Europa andare a chiedere aiuti quando poi diciamo la pacchia è finita e la minacciamo. Allora, Salvini, non parliamo di Salvini, quello che voleva fare il viaggio, si sta facendo organizzare il viaggio in Russia dai russi. Allora, è una situazione forte. Io sono veramente preoccupato, perché dalla politica internazionale, dalla rete di relazioni internazionali, dipende anche la politica interna e le risorse che l'Italia dispone proprio per far fronte alle tutte le emergenze che stiamo vivendo. Allora, noi ovviamente siamo saldamente collocati nella rete di alleanze tradizionali dell'Italia, dentro l'Europa, dentro l'alleanza occidentale ovviamente. Io la interrompo, ma per non interromperla in qualche modo, perché adesso invertiamo l'ordine di risposte, quindi la faccio proseguire. Vacca, poi interverrà Pagano sul tema che vi sto suggerendo, che è strettamente complementare a quello di cui avete parlato finora, cioè il tema delle politiche energetiche. Diceva Vacca, e Pagano in Parlamento sta proprio seguendo questa partita, che ci sono gli ultimi provvedimenti, che le Camere sono ancora in azione relativi a questa legislatura, proprio in queste ore che si vanno materializzando, però è chiaro che
tutte le scelte concrete per evitare agli italiani, imprese e famiglie un inverno durissimo, andranno prese dalla prossima legislatura. Allora io vi chiedo due o tre misure che dal 26 di settembre voi in Parlamento presenterete e che il governo che voi auspicate vada a vincere le elezioni possa realizzare a tempo in tempi rapidi per poter prevenire una crisi nel prossimo inverno sulla questione energetica. Gianluca Vacca. Allora sì, innanzitutto ricordiamo che il governo è già intervenuto quest'estate alle prime avvisaglie di aumenti dei prezzi con un primo decreto aiuti, se ne sta aggiungendo un altro decreto aiuti che dovrà essere approvato in Consiglio dei Ministri a breve, proprio per le risorse sono state recuperate ulteriormente nelle pieghe del bilancio dello Stato, quindi altri 10, si parla 12-13 miliardi di aiuti che arriveranno. Però ulteriori aiuti dovranno essere stanziati dal prossimo governo. Noi abbiamo due proposte sostanzialmente forti. La prima è legata anche al discorso che facevamo prima, cioè il tetto prezzo massimo del gas. Il tetto a prezzo massimo del gas è una vuol dire mettere un tetto massimo al gas quando i paesi vanno a acquistare il gas, ma questo può essere fatto quasi unicamente a livello europeo. E infatti c'è una proposta cui si sta discutendo in sede europea proprio per introdurre un tetto massimo al prezzo del gas, in modo che già l'approvvigionamento sia più basso e quindi automaticamente poi diminuiscano le bollette. Al prezzo del gas, si sta discutendo se è soltanto quello russo o tutto il gas, quindi c'è una interlocuzione in corso in sede europea. Anche qui mi permetta, ma ovviamente l'Italia che ha portato avanti questa proposta con il ministro Di Maio e con il premier Draghi da tempo, ha una posizione più debole adesso a un governo dimissionario. Un conto è avere un governo nel pieno delle sue funzioni, che ha un orizzonte temporale di alcuni mesi, che arriva a scadenza di mandato, quindi marzo-aprile, e che può quindi affrontare anche in sede europea, con i pieni poteri, tutte le interlocuzioni che ci sono. Un conto ovviamente un governo dimissionario che tra due settimane non ci sarà più e quindi che non ha una maggioranza parlamentare e più debole anche in sede europea. Quindi anche questa crisi di cui è responsabile il Movimento 5 Stelle e centrodestra incide poi sulle politiche di contrasto all'aumento delle bollette. I cittadini questo se lo devono ricordare. La seconda proposta che noi abbiamo forte, che abbiamo lanciato proprio in questi giorni, è il decreto taglia bollette. E la situazione oggi è gravissima. A nostro avviso bisogna trovare le risorse, il prossimo governo dovrà trovare le risorse e noi ci stiamo già impegnando, stiamo già lavorando per strutturare una proposta per tagliare l'80% delle bollette, ovvero l'80% a nostro avviso delle imprese e famiglie in difficoltà deve essere pagato dallo Stato. Una misura sicuramente onerosa che costa svariati miliardi, ma che serve a far sì che non ci siano fallimenti, che le famiglie possano garantire a pagare ancora il riscaldamento per questo inverno e che soprattutto tra 4-5 mesi il Paese non sia costretto a dover pagare casse integrazioni o a pagare imprese che stanno fallendo, che sono fallite perché non riuscivano a pagare più le bollette. Questo è uno scenario che dobbiamo assolutamente scongiurare, quindi taglia bollette 80% a carico dello Stato per le bollette di famiglie e imprese in difficoltà. Pagano, quali sono le vostre proposte per affrontare di petto questa crisi che sta mettendo in grande difficoltà già ora le imprese e le famiglie per evitare le super bollette invernali? Ma è evidente che c'è una necessità assoluta e urgentissima, che è quella di salvaguardare i bilanci delle famiglie italiane e di difendere anche le imprese, perché esistono alcune attività imprenditoriali che sono considerate cosiddette energivore, cioè che hanno bisogno di tanta energia, e è ovvio ed evidente che questa è la priorità assoluta. Tra l'altro tengo a precisare che purtroppo il tema non è soltanto quello della crisi energetica legata a questo incredibile sconsiderato aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica, e voglio ricordare che almeno sul costo del gas certamente si è sviluppata anche una speculazione, perché ricordo che il prezzo del gas non è stabilito solo dalle aziende, ma esiste una borsa ad Amsterdam, a dimostrazione del fatto che il tema deve essere ovviamente di livello europeo e non soltanto nazionale. Non possiamo, voglio spiegare
ai cittadini che ci ascoltano che non è, non dipende solo dall'Italia quello che può fare. L'Italia quello che può fare una volta che si sarà insediato un governo di centrodestra è quello di come dire, fare in modo che gli aumenti rispetto al passato non siano a carico dello Stato. Bisognerà trovare assolutamente le risorse, perché sennò le famiglie non ce la fanno andare avanti. Tra l'altro la guerra ha stabilito anche un aumento del grano, voglio ricordarlo, quindi non è un problema soltanto di energia, ma è un problema anche dell'acquisto del pane, della pasta, dei generi di prima necessità che purtroppo sono aumentati in modo sconsiderato, per cui anche fare la spesa oggi significa dover affrontare il doppio dei quattrini che servivano prima. Quindi è evidente che la prima cosa da fare è, ed è quello che sta affermando ovviamente anche il governo di centrodestra, è quello di fare in modo che questi aumenti che si sono sviluppati negli ultimi mesi e che temiamo possano essere ulteriormente incrementati nei mesi in cui sarà necessario anche attaccare il riscaldamento, che quegli aumenti siano a carico dello Stato. Cioè il cittadino, ma anche le imprese, dovranno necessariamente dar conto di questo. In passato ci sono stati fatti degli scostamenti di bilancio in epoca pandemia per aiutare i cittadini che non potevano lavorare, gli artigiani, le partite IVA, tutti coloro i quali erano necessariamente legati all'aiuto dello Stato. Oggi bisognerà far fronte a questa emergenza. Ovviamente tutto questo in una logica europea, e solo Forza Italia, non certo un partito come quello di Di Maio, che soltanto fino quando era vicepresidente del Consiglio, soltanto fino a 2 anni fa, si recò con Di Battista al fianco dei cosiddetti gilet gialli a Parigi, mentre era vicepresidente del Consiglio dei Ministri, per sostenere chi stava sfasciando le piazze francesi. Quindi a dimostrazione del fatto che ci vuole coerenza nel corso degli anni. Noi questa coerenza l'abbiamo sempre avuta, siamo sempre stati collocati nel mondo occidentale, filo europeista, e non intendiamo assolutamente dimenticare questa nostra appartenenza. Votare Forza Italia significa votare anche una forza politica affidabile e che ha una sua storia. Grazie Pagano. Non c'è soltanto il tema del gas, per la nuova legislatura ci sarà da scrivere una legge di bilancio, una finanziaria nel prossimo autunno, con l'inflazione alle stelle e scelte importanti, quelle alle quali l'Europa, a cui entrambi vi richiamate, ci chiama a dover agire con riforme. Ecco, quindi i temi del fisco, i temi della redistribuzione, in qualche modo prima della redistribuzione anche dell'approvvigionamento, diciamo delle poste di bilancio necessarie per tenere in stabilità il paese. Ecco, quali scelte operare nella scrittura della nuova legge di bilancio, e quanto vi differenziate invece in questo tra di voi come impostazione tra centrosinistra e centrodestra? Gianluca Vacca. Sì, allora, anche qui, perdoni, io sono d'accordo con Pagano quando dice che sono certo che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, il tema dell'aumento dei costi dell'inflazione, quindi dei costi della vita e delle bollette, sarà l'argomento centrale che assorbirà gran parte del dibattito politico e anche della programmazione economica, perché noi avremo bisogno di tante risorse. E sono d'accordo sempre con Pagano sul fatto che le risorse arrivano, l'ho detto anche prima, possono arrivare soltanto dall'Europa. Due sono le cose: o arrivano dall'Europa o dai fondi europei, sono delle proposte anche per rimodulare la spesa dei fondi europei, il settennato in corso, quindi utilizzati per il contrasto al rincaro dell'energia e delle bollette, una proposta anche questa. Insomma, i soldi arrivano da lì, quindi è ovvio che l'Italia dovrà rivolgersi, o dal nuovo debito. Se non vuole fare nuovo debito, l'Italia deve rivolgersi all'Europa, ai fondi europei già esistenti o nuovi fondi che l'Europa deciderà di finalizzare a questo. Però anche qui mi permette una considerazione: certo, un conto è andare con un governo europeista, atlantista, che comunque di cui l'Europa si fida. Un conto è andare con un governo di persone dove che un giorno sì e l'altro pure urlano contro l'Europa. Oppure, perché qua la Meloni, ripeto, ieri ha urlato contro l'Europa, ha minacciato le istituzioni europee, non 2 anni fa, l'ha fatto ieri, e la Meloni si candida a essere la guida della coalizione di centrodestra
di cui fa parte Pagano. Quindi anche lì la questione di credibilità, l'Europa ha paura che ci sia un governo guidato dalla Meloni, perché giustamente le premesse non sono sicuramente ottime. Quindi bisognerà lavorare con grande attenzione su questo. Quindi la legge di bilancio, oltretutto, noi rischiamo che abbiamo pochissimo tempo per la legge di bilancio, perché i cittadini sapranno che si vota il 25 settembre, questo per ritornare a quelli che hanno causato la crisi, centrodestra e Movimento 5 Stelle. Noi votiamo il 25 settembre, ma mediamente un governo in Italia si insedia almeno dopo un mese. Quindi vuol dire che noi avremo un governo operativo non prima di fine ottobre, perché il Parlamento si riunirà il 13 ottobre, verranno eletti i presidenti di Camera e Senato e poi si inizierà a lavorare per il governo. Questo vuol dire che noi avremo soltanto 2 mesi per la legge di bilancio. Normalmente la legge di bilancio si fa almeno in 4 mesi. Questo è un altro gravissimo problema che noi abbiamo. Il rischio è quello di andare in esercizio provvisorio, il rischio che noi tutti quanti ci auguriamo che non si possa realizzare e verificare. Quindi, i temi quali saranno la legge di bilancio? Beh, saranno quelli del rincaro della vita, delle bollette. Io aggiungo un altro elemento su cui noi abbiamo delle proposte, come il taglio dell'IVA sui beni di necessità o il mutuo senza anticipo per i giovani. Questi, da poco sono partite le scuole, da ieri. Quest'anno ne abbiamo 300.000 studenti in meno, abbiamo classi che non si riformano, classi che quindi non si formano perché la popolazione studentesca sta diminuendo. L'Italia è un paese che sta invecchiando sempre di più e non si fanno più figli. Dobbiamo iniziare a ragionare su un pacchetto di misure a sostegno della famiglia, a sostegno dei giovani che vogliono crearsi una famiglia o di chi vuole avere un figlio. Perché il rischio è quello che ci ritroviamo veramente sempre più con aule vuote e ospedali o strutture invece che si occupano della sussistenza della popolazione anziana sempre più pieni, perché l'Italia diventa un paese sempre più vecchio. Un paese che si invecchia, ovviamente un paese che non ha un grande futuro. Darò qualche secondo in più anche a Pagano per rispondere, perché insomma immagino la risposta debba essere articolata sulle proposte in materia di riforme. Voi avete parlato molto anche di fisco in questa campagna elettorale, qualcuno nel centrodestra ha parlato anche di extra deficit, tema su cui appunto c'è una discussione interna, anche una differenziazione tra le forze politiche. Qual è la strategia di Forza Italia per scrivere la migliore finanziaria possibile, se questo insomma vi verrà dato dagli italiani come compito da svolgere? Allora, per quanto riguarda la legge di bilancio, ovviamente saranno i temi che, come dire, il centrodestra e in modo particolare Forza Italia ha da sempre portato avanti, quindi è chiaro che la prima cosa nella quale noi crediamo è che si debba introdurre una riforma del fisco immediatamente, e questo significa naturalmente ridurre le tasse introducendo anche una sorta di flat tax, per la quale devo dire già ai tempi in cui Vacca era nel Movimento 5 Stelle ed era nel governo, fu introdotta con una sperimentazione sia pure parziale, che vuol dire che qualcosa è stato già fatto e si potrà continuare a fare, ma noi siamo convinti che questo tipo di riduzione della pressione fiscale possa aumentare il gettito fiscale, nel senso che pur riducendo la pressione fiscale noi riteniamo che in questo modo potranno pagare tutti, quindi si eliminerà nella quasi totalità l'evasione fiscale, e in questo modo, così come già avvenne anni fa negli Stati Uniti d'America e in altri paesi occidentali, ci sarà la possibilità, pur riducendo la pressione fiscale e quindi ridando risorse economiche alle famiglie e alle imprese, magari alle imprese anche per reinvestire in azienda, ci sarà anche la possibilità di avere un maggior gettito che potrà in questo modo anche aiutare, ad esempio, l'aumento delle pensioni minime, perché noi riteniamo che non sia giusto che venga dato il reddito di cittadinanza a chi, magari anche pur essendo giovane e avendo la possibilità di lavorare, resti a casa percependo un reddito che dallo Stato, senza far nulla, magari anche di 600-700 euro, ed esistono purtroppo persone che invece, anziane, che hanno lavorato una vita e che percepiscono pensioni minori. Noi per questa ragione pensiamo che in questa finanziaria debba essere introdotta anche la pensione minima fino
a 1000 euro al mese, perché riteniamo che sia giusto venire incontro anche alle persone più fragili, quelle che tra l'altro hanno lavorato e hanno nella, come dire, nella loro storia anche dato un apporto reale lavorativo a questo paese. Poi è evidente che ci sono anche altre questioni che ci stanno a cuore, per esempio la riduzione del cuneo fiscale, la possibilità, visto che si parlava anche di giovani, lo faceva anche il collega Vacca, il fatto che si debba agevolare, aiutare l'introduzione nel mondo del lavoro, evitando che i nostri giovani vadano via, in che modo? Riducendo la pressione fiscale in caso di assunzione da parte delle aziende che vertono soprattutto nel sud. Per i primi due anni la nostra proposta, e una parte di questa proposta può essere introdotta già nella finanziaria di quest'anno, che appunto la pressione, la parte fiscale, la parte dei contributi statali non debba pesare per i primi due anni sul datore di lavoro nel caso in cui assuma un giovane. Ecco, queste sono le nostre proposte più interessanti, più importanti, che possono essere calate già in prima battuta, sia pure a livello parziale, in questa prossima finanziaria. Grazie Pagano, siamo all'ultima domanda e risposta, che come al solito è un appello agli elettori, ai tanti elettori peraltro che non hanno ancora deciso se, oltre che per chi andare a votare, ne sono tanti anche e soprattutto in questa tornata elettorale. Avete già fatto sostanzialmente un appello al voto utile, quindi a una delle principali coalizioni, quelle che rappresentate in questa tribuna elettorale. Vi chiedo di spiegare ai nostri telespettatori perché è importante invece votare la vostra specifica lista anche all'interno di quella coalizione, cioè qual è il valore aggiunto che nel caso di impegno civico voi pensate di poter apportare a un governo, ad una maggioranza di centrosinistra. Gianluca Vacca. Allora, noi siamo una forza politica ovviamente giovane, che è nata da poco e che avrebbe preferito lavorare su un orizzonte temporale maggiore per radicarsi ancora di più sul territorio e per farsi conoscere di più. Però abbiamo già un programma con delle proposte ben chiare e soprattutto abbiamo la credibilità di chi ha, nella sua pur breve esistenza, ha cercato di portare avanti una politica seria, ha cercato di perseguire gli interessi dei cittadini, quindi anteponendo gli interessi dei cittadini a qualsiasi logica di, invece, di interesse partitico, perché ripeto, è stato sofferto staccarsi al Movimento 5 Stelle. Io ricordo poi che prima Pagano ha ammesso che il centrodestra vuole abolire il reddito di cittadinanza. È una missione, a mio avviso, grave, perché il reddito di cittadinanza è vero che va migliorato, è vero che bisogna potenziare i controlli per far sì che quegli abusi che già oggi vengono scovati si riducano ulteriormente e non ci siano più. Ma francamente dire che il reddito di cittadinanza debba essere eliminato, quando è stata una misura che la stessa INPS ha certificato che è stata una misura fondamentale nel contrasto alla povertà degli italiani, beh, questo francamente è pericoloso. Quindi attenzione a votare il centrodestra che vuole smantellare il reddito di cittadinanza o le misure di sostegno. Noi crediamo invece che le misure di sostegno debbano essere rafforzate, ma ovviamente potenziando la formazione sul lavoro. Questo sì, l'inserimento nel mondo del lavoro deve essere migliorato, bisogna fare in modo che il reddito di cittadinanza sia una misura temporanea come già è oggi, ma che poi ci sia l'inserimento nel mondo del lavoro, quindi la formazione. Io mi sono occupato per 10 anni di formazione di scuola, questo governo ha finanziato gli ITS che fanno formazione tecnologica specialistica che serve molto alle imprese, e il 90% dei ragazzi che esce da questi istituti poi trova lavoro nel giro di un anno e quindi anche ben retribuito. Bisogna quindi lavorare molto su quel fronte. Ma ripeto, io il 25 settembre credo che gli elettori debbano scegliere tra chi, ricordandosi quello che è accaduto negli ultimi 2 o 3 mesi, quindi si fidano di qualcuno che vuole sfasciare i conti degli italiani, si fidano di chi ha fatto cadere un governo perché voleva entrare con più parlamentari in Parlamento e quindi avere magari una maggiore forza, o soltanto perché si era stufato, perché Salvini ciclicamente, ricordo, Salvini dopo qualche mese fa cadere i governi nei quali si trova, è successo continuamente. Quindi da una parte abbiamo una coalizione che è del tutto inaffidabile, di cui ha paura anche la stessa Europa, dall'altra abbiamo un partito giovane, fatto di tanti giovani, che pone al tema dei temi fondamentali come il contrasto alle emergenze di oggi, ma anche il tema ambientale, il tema della formazione, il tema del sostegno ai giovani, e che ha già le idee chiare, ha già dimostrato di saper governare e di voler risolvere i problemi governando e non mettendo in crisi i governi dei quali fa parte.
Grazie, grazie Gianluca Vacca. Ultimo appello di Nazario Pagano: a votare Forza Italia anche all'interno della proposta complessiva del centrodestra. Sì, intanto una precisazione su quello che diceva l'onorevole Vacca poco fa, cioè che Forza Italia fosse, il centrodestra fosse assolutamente contrario o addirittura per l'abolizione completa delle due cittadinanze. No, noi pensiamo che verso le persone davvero più fragili, quelle che non sono in grado di lavorare, quelle che non hanno la possibilità più di lavorare, un sussidio, un sostegno venga dato, venga conferito, e quella è la parte di reddito di cittadinanza che noi pensiamo debba rimanere. Ma non è giusto, ecco questo volevamo dire, non è giusto che venga conferito anche a giovani, a persone, a stranieri che sono in grado di svolgere un'attività lavorativa e che invece percepiscono delle indennità importanti, persino più alte di quelle di pensionati. Detto ciò, voglio spiegare perché è giusto votare Forza Italia, proprio per i motivi opposti a quelli del collega Vacca, cioè votare Forza Italia significa votare per una formazione politica che ha una storia, come spiegavo prima, di credibilità e di affidabilità internazionale, perché Forza Italia ha un leader che ha già svolto tante volte il Presidente del Consiglio dei Ministri, perché ha una credibilità internazionale collocata all'interno di un partito che già oggi esprime il Presidente della Commissione Europea e il Presidente del Parlamento Europeo, perché la partecipazione al governo che verrà di Forza Italia darà garanzie sull'affidabilità internazionale filo europeista e filo occidentale di un'intera coalizione. Ecco perché è giusto votare Forza Italia. E voglio aggiungere perché è utile votare per il centrodestra, perché è utile votare per Forza Italia. È utile perché disperdere il voto, soprattutto verso le formazioni minori, verso il terzo polo per esempio, che non avrà nessuna possibilità di governare, è sciocco votare per chi evidentemente non avrà nessun tipo di responsabilità di governo. Bisogna puntare invece sulle formazioni che hanno la possibilità con i voti di poter avere una maggioranza e di poter formare un governo, ed è giusto votare Forza Italia per dare forza all'area moderata, all'area di centro all'interno della coalizione di centrodestra, proprio per le ragioni che spiegavo, perché bisogna ottenere risorse, perché bisogna essere credibili a livello europeo, perché rafforzando l'Europa, rafforzando il mondo occidentale, votando Forza Italia si darà maggiore forza al governo italiano. E in ultimo, ritengo che l'utilità di un voto dipenda anche dai requisiti dei candidati che questi partiti mettono in mostra. Allora io penso che sia la Camera che il Senato, e io parlo ovviamente per me che sono candidato capolista alla Camera, votare Forza Italia significa votare comunque una persona che ha una lunga esperienza e una lunga credibilità e conoscenza e competenza del territorio. È giusto ricordare non solo l'attività che ho svolto in Senato con oltre l'85% di presenze, con oltre 50 disegni di legge presentati in aula, con un'attività di oltre 100 interventi svolti in aula, a dimostrazione del fatto che quando gli abruzzesi devono votare un parlamentare, devono votare colui che certamente ha una lunga esperienza in Abruzzo, conoscendo evidentemente tutto ciò che riguarda l'Abruzzo, e possano rappresentare al meglio le esigenze di questo territorio a Roma. Grazie. Bene, grazie a Nazario Pagano, grazie a Gianluca Vacca, ai quali auguro un buon proseguimento di campagna elettorale in questi 10 giorni che ci separano dal 25 di settembre. Grazie anche ai nostri telespettatori, ci vediamo domani con una nuova tribuna elettorale, stavolta dedicata al Senato. Arrivederci.